C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli. «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla», disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli. «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!» Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo. «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!» «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie.
Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua. Bagheera, corri e salta nell'acqua! Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato. «Sono qui, intrappolato nella torre!» Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore. «Tutto ok, Mowgli?» «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.» Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte. «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.» Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando. D'ora in poi starai sempre con loro. Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli. I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto, la sua famiglia nella giungla.
C'era una volta, non molto lontano da dove viviamo noi, una famiglia, la famiglia Darling. La famiglia Darling era composta da 3 figli. I loro nomi erano Giovanni, Michele e Wendy. Wendy raccontava sempre a sua mamma di come Peter Pan suonasse il flauto nella sua camera. Sua mamma le diceva sempre che era la sua immaginazione, ma non poteva non notare le foglie nella sua stanza, che la confondevano un po'. Wendy diceva sempre che le foglie cadevano da Peter Pan. Una notte, quando i genitori erano usciti, i bambini erano a casa da soli. E quando si sentirono assonnati, andarono a letto. Peter Pan entrò silenziosamente nella stanza e cominciò a cercare le foglie che aveva perduto. In quel momento, Wendy si svegliò. Peter Pan, ti stavo aspettando. Nessuno crede che tu sia reale. Wendy restituì le foglie che aveva tenuto nascoste per Peter. Lui le piaceva davvero, così aveva conservato le foglie nel suo armadio. Wendy, vuoi che ti racconti la storia di una fantastica avventura? Non voglio ascoltare di un'avventura. Io voglio viverla insieme a te. Proprio in quel momento, la piccola fatina amica di Peter, Campanellino, entrò dalla finestra. Beh, naturalmente, sapevo che eri qui. State partendo per una nuova avventura senza di me. Ma cosa dici? Sai che non potrei fare nulla senza di te. Wendy svegliò i suoi fratellini. Loro guardarono Peter Pan e Campanellino con grande confusione. Bene, siete pronti a volare? Campanellino cosparse tutti con la polvere di fata e subito volarono nell'aria. Tutti insieme lasciarono la casa. I bambini erano diretti all'isola che non c'è. Dopo un lungo viaggio, arrivarono all'isola che non c'è. Lì trovarono sirene, animali selvaggi, indiani, pirati e i bambini sperduti. Tra tutti, il più pericoloso sull'isola era Capitan Uncino. Capitan Uncino era il più grande nemico di Peter Pan. La ragione era che una volta, mentre lottavano, Peter tagliò la mano a Capitan Uncino e un enorme coccodrillo la mangiò. Insieme alla mano mangiò anche il suo orologio e per questo il coccodrillo faceva sempre tic-tac, tic-tac. Così Capitan Uncino capiva quando il coccodrillo era vicino, da quel suono. Mentre si guardava attorno con il suo binocolo, Capitan Uncino vide Peter Pan e i bambini che lo guardavano dalla cima di una collina. Immediatamente ordinò ai suoi uomini di accendere i cannoni. Fu veramente difficile per Peter Pan e i bimbi scappare dai cannoni. Campanellino, porta al sicuro i bambini, io mi occuperò di Uncino. Campanellino era molto gelosa di Wendy, così la voleva portare via da Peter. Con una scusa lasciò Wendy sulla collina e portò Giovanni e Michele al sicuro giù sulla spiaggia. I bimbi sperduti che vivevano sull'isola videro Wendy da lontano e, pensando che fosse un nemico, la ferirono. Allo stesso tempo, Peter Pan lottava con Capitan Uncino. Ma vedendo riapparire improvvisamente il coccodrillo, Uncino scappò via spaventato. Quando Peter Pan tornò indietro, vide Wendy distesa sulle rocce e fu molto arrabbiato. I bimbi sperduti furono molto dispiaciuti quando capirono che la ragazza era un'amica di Peter Pan. Avevo lasciato i bambini alle tue cure! Anche Campanellino era molto dispiaciuto. Si rese conto che quello che aveva fatto era sbagliato. Mi dispiace tanto, Peter. Non succederà mai più, lo prometto. I bimbi sperduti fecero una bellissima casa per Wendy e i suoi fratelli. La notte avrebbero dormito lì,
sotto gli alberi ascoltando le storie di Wendy. E Peter Pan sarebbe stato di guardia davanti alla casa. Un giorno, mentre riposavano sulle rocce, videro approdare i pirati. I pirati presero la figlia del capo indiano in ostaggio. Peter Pan e Bimbi corsero subito a salvarla e ci fu una grande lotta fra loro e i pirati. Alla fine, salvarono la figlia del capo e gliela riportarono. Dopo quel giorno, gli indiani, Peter Pan e i bimbi sperduti divennero molto amici. Infatti, il capo ordinò a due dei suoi uomini migliori di fare la guardia tra i ragazzi di Peter. Naturalmente, Capitan Uncino era furioso. Un giorno ti batterò, Peter Pan, e non sarai in grado di scappare. Una notte, mentre Wendy raccontava la storia della sua famiglia, Peter si rese conto di quanto a lei e ai suoi fratelli mancasse la loro casa. Così gli disse che potevano andare se volevano, ma che lui avrebbe voluto che restassero. Mentre si stavano preparando per il lungo viaggio, però, furono attaccati dai pirati. I pirati catturarono i bambini dopo aver teso una trappola e catturato anche gli indiani. Peter Pan stava dormendo a casa sua e non sapeva cosa fosse accaduto ai bambini. Capitan Uncino lo vide dormire, ma non riuscì ad aprire la porta della casa sull'albero di Peter Pan. Comunque, versò del veleno nella bottiglia che teneva sotto la porta, facendo addormentare Peter Pan. Peter Pan dormì tutto il giorno e quando si svegliò entrò a Campanellino. Dopo avergli raccontato quello che era successo, Peter Pan e Campanellino andarono a salvare i bambini. Quando arrivarono a Roccia Felice, il quartiere dei pirati, videro che non c'era nessun pirata di guardia. E quando andarono dall'altra parte della roccia, furono scioccati da quello che videro. Wendy, Giovanni, Michele e i bimbi sperduti erano tutti legati insieme e il Capitano Uncino teneva in mano una torcia infuocata. Dite le vostre ultime parole. Siccome era la maggiore, Wendy parlò. Cari amici, le mie ultime parole saranno le stesse che vi avrebbero detto le vostre vere madri se fossero state qui. Vi avrebbero detto di non avere paura e di affrontare la morte con coraggio. Non abbiate paura, la gentilezza vince sempre. Sempre. Capitan Uncino si arrabbiò molto per le parole di Wendy. Così la portò alla barca e la legò all'albero maestro. In quel momento, Peter Pan e Campanellino raggiunsero i bambini per salvarli. Nello stesso istante, gli indiani e il loro capo arrivarono in aiuto. Questo rese Peter Pan molto felice, perché con il loro aiuto riuscirono a salvare i bimbi. Ora era il momento di prendere Wendy. Peter Pan e i bimbi sperduti andarono sulla nave di Capitan Uncino, dove erano rimasti solo alcuni pirati. E quando realizzarono che sarebbero stati sconfitti, saltarono giù dalla nave. Non puoi più nasconderti, Uncino! Arrenditi! Peter Pan e i bimbi sperduti caricarono verso Capitan Uncino, spingendolo a camminare all'indietro. E improvvisamente, lui sentì quel suono, il suono che più gli faceva paura. Quando Capitan Uncino si guardò indietro spaventato, vide il coccodrillo che aspettava solo che lui cadesse nell'acqua. Aiuto! In un attimo, corse dall'altra parte della nave, saltò e cominciò a nuotare più veloce possibile. Peter Pan e i bimbi sperduti cominciarono a ridere. Da quel momento, la nave di Capitan Uncino apparteneva ai bimbi sperduti e il loro capitano era Peter Pan. La ciurma è pronta a seguire i suoi ordini, Capitano Peter! Partiamo! I bimbi sciolsero le corde e le vele si spiegarono con tutta la loro forza.
Campanellino, facci volare a casa della famiglia Darling. I bambini furono molto felici di sentirlo. Wendy, Giovanni e Michele si sarebbero riuniti ai loro genitori, che gli erano mancati così tanto. Quando Campanellino sparse la polvere di fata, improvvisamente la nave si alzò in alto e iniziò a volare nel cielo. Wendy era impaziente di andare a casa e di raccontare ai suoi genitori di Peter Pan, Campanellino e dell'isola che non c'è. Da quel giorno, l'isola che non c'è sarebbe stata la loro seconda casa e Peter Pan, il loro migliore amico.